Perché i Longobardi riuscirono facilmente a varcare le Alpi e a invadere il territorio italiano, che era formalmente sotto l'autorità e il controllo dell'impero bizantino? Le ragioni principali sono essenzialmente due. Da una parte, Giustiniano aveva tentato di ricondurre l'Italia nella sfera di controllo dell'impero orientale, ma di fatto l'autorità bizantina nella penisola rimaneva molto debole. Dall'altra, i bizantini erano impegnati su altri fronti, a contrastare l'avanzata dei persiani o sassanidi, e non erano in grado di finanziare eserciti da inviare in Italia in soccorso dell'esarca. Di fatto Bisanzio abbandonò la penisola al suo destino, limitandosi a difendere alcuni territori chiave. Oltre a Roma e a Lazio, i bizantini privilegiarono il controllo delle zone costiere e delle aree del sud, che consideravano strategiche per i traffici commerciali tra l'Italia e l'Oriente. L'Emilia-Romagna, con i territori della Pentapoli, 5 importanti centri portuali sul litorale adriatico, Rimini, Fano, Pesaro, Senigallia e Ancona, la fascia costiera e l'area lagunare veneta, dove sorse Venezia, buona parte dell'Italia meridionale, Puglia e Calabria, nonché la Sicilia e la Sardegna. Anche la Liguria rimase inizialmente bizantina, ma dovette venire abbandonata ai Longobardi verso la metà del VII secolo.